mi muovo. Dove sto indicando, fermo, sì. Aspetta. Sembra che c'è tipo un tizio qua che ci sta tipo guardando, bro. Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, siamo tornati con i video di Randonautica, però per Mario e Dolly che è qua dietro è la prima volta per loro e sarà veramente, sarà una cosa un po' strana. Allora, loro non l'hanno mai utilizzata e tipo io ho spiegato 2 secondi fa praticamente che cosa fosse. Tra l'altro, cioè, non abbiamo iniziato, ci sono delle persone che ci guardano male davanti a noi. Là ci sono delle persone che sono tipo entrate in quel parchetto, ma vabbè. Allora ragazzi, funziona come al solito, facciamo 3 generazioni, quindi vediamo tutti e 3 punti, speriamo di non morire stasera perché ovviamente l'obiettivo è quello. Ci proviamo, iniziamo dal primo punto. Allora, io direi di fare, ci vogliamo mantenere in città, ok? Vai. Anche se partiamo tipo a step. Facciamo a step, ok. Faccio prima io il primo tipo desiderio, poi tu e poi Pamela, ok? Vai. Allora, genera, stiamo per generare. Ok, allora io desidero trovare un oggetto misterioso, comunque qualcosa di particolare. Vediamo, sta generando, non lo so che cosa succede. Ora tipo ci porta fra tipo nelle peggio campagne, tipo... Speriamo di no, ovviamente, perché noi... Quanto ci mette? 6 anni? Stai per intraprendere il tuo viaggio. Speriamo di no. Eccolo. Eccolo, ce l'ha generato e... Vai, navigatore, si va. Madonna, ma in Porta Genova, lontanissimo. Anomalia nel vuoto. Ma cosa significa? Ho sentito un rumore fortissimo. E allora iniziamo a guidare. Cioè inizi tu perché io non devo. Aspetta, la cintura prima di tutto. Mario, devo metterla, eh? Io ce l'avevo perché io rispetto le leggi della strada. Di Spider-Man, anche se non si vede. Cosa ti aspetti da questa cosa? Hai un po' paura? Ma allora, in realtà ho più paura in questo momento, tipo di dei trovare... tizi che ci stanno guardando e che ci spaccano la macchina. Sì, tipo di trovare persone strane in giro, non nel posto dove andiamo, capito? Ci teniamo a precisare una cosa importante, e cioè che in questo momento, tipo, raga, siccome siamo ad agosto, chi è di Milano lo sa, attualmente tipo la città è vuotissima di giorno, quindi figuratevi di notte come sarà. Con la macchina ci vogliono 7 minuti, dai, non è tantissimo. Dall'altro, ragazzi, questa è una cosa che non vi abbiamo detto. Nelle scorse che ho fatto siamo sempre stati tipo in zone di campagna, mentre questa volta vogliamo provare a sfidare la sorte e vedere che succede. Siamo in città, ragazzi, attenzione, quindi potrebbe succedere di tutto come niente in realtà, perché magari in città c'è un bordello e tipo troviamo nessuno. Però trovare qualcosa nascosto in città è più piccolare. Sì, sarebbe più curiosa come cosa, anche perché ci teniamo a dire questa cosa. Purtroppo, raga, nelle campagne solitamente, no, quando diciamo esci fuori Milano, è un po' brutta la situazione, perché ti fa fare un sacco di chilometri, ma proprio un sacchissimo, e magari ti porta tipo nei campi, non c'è niente, e quindi tipo non è proprio il massimo, insomma, quindi così. Allora ragazzi, per il momento la situazione è questa qua. Cioè, vabbè, qua vicino a casa di Mario c'è un parchetto molto raccomandabile, diciamo, in cui è tutto buio. Che tra l'altro qua abbiamo fatto il continuo del video della Dancing Serbian Lady. Ci stiamo muovendo per ora in macchina. Che cosa è successo? La cam, ragazzi, con cui stiamo registrando fissa, non è appigliata, cioè tipo non è attaccata a niente, quindi tra poco ci vedete 100% cadere. Tipo appena prendi un fosso, un dosso, tipo di quelli seri, fa cade 100% a terra. Comunque, come potete vedere, raga, siamo in città, perché non lo so, questa volta vogliamo provare, diciamo, un'ebbrezza un po' diversa. Poi se vediamo che non troviamo nessuno, alla prossima, raga, vi portiamo a mangiare alla cantina urbana e offriamo noi, dai. Se non troviamo niente, offriamo noi. Cioè, anche se siete venuti, tipo, venite 900 Mila, vi offriamo tutti una cosa da 1 euro, che comunque sono tantissimi soldi. Secondo te potremmo trovare qualcosa di... Niente, che ci sono dei lavori. Ma per un attimo ho pensato, dico, chi ha visto tipo a terra con... Vabbè, no, allora aspettiamo di avvicinarci al primo punto, perché sennò qua parliamo e basta e le cam si scaricano. La batteria non è infinita, no allo spreco. Allora ragazzi, il punto praticamente è qua. Che tra l'altro, cioè, cosa sono, palazzi questi, pensi? No, mi sa di sì. Sa di sì. Caro, mi sa che dovremmo scendere dalla macchina. Hai un po' paura di questo? Fra, ci sono dei tizi che stanno urlando tipo accanto a noi, che penso che se tipo li riprendo, bro, tipo ci speronano e ci fanno tipo saltare fuori dalla pista. Allora raga, il problema principale di queste situazioni ogni volta, in realtà di queste registrazioni, qual è? Che è in realtà, secondo me, anche la risposta che si può dare a tutti quelli che sempre, magari a chi fa questi video come me, e ci dice sempre: Xiao, ma magari la
cosa è fake, magari è, magari quello, magari è una coincidenza. Allora raga, il punto, quando si registrano questi video, diciamo che ti fai prendere proprio dalla situazione, cioè nel senso, di base comunque, no, io credo che se tu sei una persona comunque con il cervello che funziona e ti trovi in un posto abbandonato, comunque in una situazione un po' strana di notte, e sai comunque che quello che stai facendo è cercare cose che dovrebbero comunque farti paura o inquietarti, cioè anche se non trovi nulla, se randonautica ti porta, che ne so, tipo in un bosco o in un palazzo tipo stranissimo, fra, è ovvio che ti caghi in mano a prescindere, capito? Quindi magari, cioè molte volte secondo me magari siamo anche noi che tipo sentiamo un rumore e lo colleghiamo magari a queste situazioni qua, capito? Quindi per questo, raga, cioè, raga, Mario è la classica persona che spegne la macchina quando è ferma nel traffico. Non è vero, no? Si fa da solo. Ah, si spegne da sola la macchina? Va bene, ci sta. Allora, esploriamo un pochettino. Allora ragazzi, se siete dei miei fan di Milano e volete beccarmi, solitamente io col monopattino per andare a casa di Maca prendo da questa strada. Tipo domani saranno tutti lì, tipo ti immagino ad aspettare. Ah ecco, sono andato in questa scuola qua di Milano, che via Odoardo Tabacchi si chiama, tipo, se andate in questa scuola, ragazzi, sappiate che io ogni giorno passo da qua e magari tipo nessuno di voi se ne è mai accorto, quindi adesso lo sapete, sarà tipo mi arresteranno probabilmente. In realtà non so manco se è una scuola media. C'è una cosa però, secondo me questo video potrà, a parte che siamo vicinissimi 3 minuti, questo video potrebbe risultare fra magari meno horror rispetto agli altri, perché siamo in città. Per ora potrà risultare meno horror. Non ce la chiamiamo, perché ogni volta che diciamo queste cose poi... succedono le cose tipo più strane del mondo. Sfonda uno sul vetro. Nudo. Uno nudo. Sì, lì davanti alla chiesa, no. Raga, allora vi spiego un attimino cosa è successo. Praticamente abbiamo appena generato un nuovo punto, perché l'altro che avevo generato poco fa semplicemente c'era tipo un negozio davanti, era pieno di gente, non siamo voluti scendere, quindi per correttezza vi dico che semplicemente l'abbiamo tagliato e non abbiamo fatto nulla, ne abbiamo generato un altro. E nonostante siamo in città, alla fine ci sta portando abbastanza fuori, perché probabilmente, raga, evidentemente in città non è proprio la cosa migliore da fare, quindi ci sta portando fuori. Vediamo che cosa troviamo, vi aggiorniamo. Ragazzi, non so se si vede, probabilmente no, però vi giuro che tipo, raga, la luna è la cosa più inquietante del mondo. Stasera è tipo, raga, rossissima. Fa veramente paura, cioè è veramente strana. Comunque Mario sta avendo mega paura, perché praticamente, raga, cioè ci ha portati... No, non sembra una bella zona, cioè considerate che il punto è dove appunto è rosso. Fra, che cos'è un buco nero questo? Fra, non ho mai visto questa cosa su Maps. Non lo so, non voglio commentare questa cosa. Vabbè, oh, magari facciamo tipo un'incredibile scoperta. Dici di no? Giudichiamo una volta lì. Esatto. Ok, siamo passati alla cam, quella che fa un pochettino più schifo a livello qualitativo, anche se costa più di quella che ho usato prima, perché vabbè, è buio. Ci siamo, raga, siamo quasi arrivati. Alla realtà, base, la strada in sé fa già paura così. Cioè, nel senso, è tutto desolato, ma come vi dicevamo, è anche a causa del fatto che attualmente Milano è una città di studenti, insomma, quindi tutta vuota. Mancano 2 minuti e... Però raga, non è bello, cioè proprio i posti che stiamo vedendo non sono belli per niente. Sera, bro. Fra, ma che cazzo. Ma c'era una roba che tipo lampeggiava, bro. Dove ci sta facendo andare? È dritto per quella strada, sì. C'era un tizio lì parcheggiato con la macchina accesa. Fra, ma è tipo... Perché ci sono solo macchine rosse? Ma che... Cioè, perché ci sono solo Enjoy? Bro, ci sono solo macchine rosse. Fra? È inquietantissima questa cosa, bro. Perché fuori città? Solo macchine rosse. Non è un bel posto, eh. Questo è abbandonato. Benissimo. Però ma dove ci ho portati? Strada privata? Sì, sì. Bro, mi sto cagando addosso. Fra, c'erano tutti i vetri rotti in quella casa, bro. Ma scusa, c'era scritto strada privata, quindi non possiamo entrare di là? Boh, a prescindere comunque non è una bella zona, eh. Quindi non possiamo fermarci. Ci ha abbandonato. Sembra tipo una specie di ex ristorante. Non capisco che cos'è, fra. Dove siamo, bro? Vedi? Fra, ci ha portato in una masseria, bro. Se non ci possiamo fermare perché è privato, andiamo con la seconda parte e vediamo che succede. Comunque era strana la zona, eh. Ok ragazzi, allora ci siamo. Adesso tocca a te, Mario, rigenerare il punto. Allora sappi che se hai paura dovrai desiderare una cosa bella, perché sennò è un problema, Mario. Vedi, stai attento a cosa desideri, perché potresti incapparti in cose brutte, eh. Allora,
Sto per generare, sei pronto? Aspetta, aspetta. No, quando genero devi desiderare la cosa che vuoi trovare. Ok, vai. Ci sei? Sto generando. Allora, dalla mia faccia capirai se è un posto che già mi sembra strano oppure se è una cosa che si può fare che magari è abbastanza safe. A parte il fatto che adesso ho la visuale praticamente quella tipo satellitare, quindi vedo proprio le città, cioè tipo le cose, no? Allora, bro, non lo so, è un po' strana come cosa, perché considera che allora noi siamo... No, ti prego, Flavio. Noi siamo qua e dobbiamo andare qua. È vicino tipo una specie di campo gigante. Aspetta, però ci sono delle case vicine, quindi penso che c'è la strada qua, ci sono le strade, quindi possiamo andarci. Cosa hai desiderato, caro? Dai, fra, come facciamo? Ci puoi andare, scemo! È una strada. Puoi metterla un attimo sul mazzo. Certo, caro. Questo c'ha paura di tutto, raga. Perché dobbiamo fare questo video? Ma poi 4 minuti. Vedi che c'è la strada, dritto devi andare, scemo. Ma che dritto, devo tornare indietro. Ah, devi andare indietro. Ma è di nuovo lì. Ma che dici? Quella è una fioricoltura. Un'altra via, Dai, andiamo a trovare questo cane che ci portiamo a casa poi, dai. Sono vie, si può andare lì. Ma smetti di fare il bambino che ha paura. Dai, andiamo. Siamo pronti, ragazzi. Si cagherà addosso questo ragazzino qui, Che poi c'è paura di tutto, smettila. Ragazzi, allora siamo praticamente quasi arrivati. Cioè, praticamente è tipo vicino a una specie di autogrill. Mi sa che ci farà fermare lì, anche perché siamo in mezzo all'autostrada e voglio capire dove ci sta portando, perché è veramente strana la situazione. Non ci ha mai portato in mezzo ad un'autostrada ed è molto strana la cosa, però vediamo. È quello lì, caro, quel Wait, area di servizio San Giuliano Ovest. Siamo qua, raga, dobbiamo scendere secondo me un attimo e capire. Magari andare tipo lì dietro, bro. Raga, c'è un problema, ci sono tipo dei tizi nudi là sotto e la cosa ci sta inquietando abbastanza, ma dobbiamo scendere, sei pronto? Ok, grazie. Allora, ragazzi, ci ho portato praticamente tipo qua in mezzo, cioè tipo in mezzo a una specie di tipo campo stranissimo, e ci sono tipo tutti i camion perché appunto è un autogrill. E il problema è che là ci sono dei tizi tipo nudi là sotto, quindi non so sinceramente, perché mi vorrei avvicinare anche più verso di là. Però vi faccio vedere tipo un attimo la luna, raga, quanto è inquietante, guardate. Cioè si vede pochissimo, però è super luminosa, vi giuro. È incredibile, cioè fa paurissima. Se sparano. Sì, là, non so che cosa. Ah, guardate quanto è inquietante tutto comunque. Aspetta che magari così tipo si vede un po' meglio. Però mi si stacca la luce, fra. Non sto capendo, si stacca. Ma com'è possibile? Non è attaccata. Che cosa sta succedendo? Bro, si stacca. Questa non si carica. Boh, fra, non sto capendo che succede, te lo giuro. Raga, sono con la torcia del telefono perché sennò non si vede assolutamente niente. E c'è tipo un albero veramente troppo, troppo inquietante. Raga, sento qualcuno come se ci stesse seguendo, giuro. Ok, raga, sono col telefono che, boh, è meglio della telecamera. Comunque, cioè, sto albero è tipo stramega inquietante. Veramente troppo. Per il resto, in realtà, raga, sembra non esserci nulla. Cioè, è tipo un casino, ma non lo so perché ci ha segnato qua, fra, sinceramente non ne ho la più pallida idea. Però siamo, raga, letteralmente dispersi nel nulla. E quella è la luna. Hai paura? Vero? Allora, raga, c'è una cosa che fa veramente paura. A parte, cioè, guarda, fra, vedi? Cioè, raga, dovrebbe funzionare con la GoPro. Cioè, l'accendi, guarda, si spegne. Bro, non so cosa sta succedendo oggi comunque. Allora, raga, la cosa praticamente stranissima che abbiamo appena notato è che praticamente, cioè nel campo di là, là sotto, praticamente abbiamo... Cioè no, adesso vi faccio vedere. Raga, ci sono le cose tipo le balle di fieno dei cavalli. Ora, sembrerà ovviamente, sarà sicuramente, almeno spero, una coincidenza, ma sta di fatto che la prima posizione in cui ci avevamo andato era una masseria, cioè dove ci sono i cavalli, e c'erano i cavalli, o almeno c'erano prima, perché era tipo completamente abbandonata. Solo che non potevamo scendere perché appunto era zona privata. A parte la mia Siri impazzita, scusate la qualità, raga, ma vabbè, è notte. Raga, è tutto pieno di balle di fieno. Tutto pieno, raga. Cioè, sarà una coincidenza, però un po' metto i brividi sta cosa, perché sembra che tipo, cioè, i due posti sono collegati, capito? E questa cosa è un po' strana. Comunque, raga, cioè, senza color correction, cioè quella è la luna, non per dire niente, vabbè, non si metterà tipo mai a fuoco. Però, raga, cioè, fa un po' paura vista così, Sì, raga, comunque, cioè, ci sono tipo, raga, quei tizi là sotto. Comunque, in tutto questo, non farò vedere le facce di nessuno, però come potete vedere da
quella parte. Ci sono tipo tre tizie che ci stanno guardando malissimo e ce ne vogliamo andare, perché in realtà questa zone, diciamo così, sono sempre un po' dubbiose, cioè abbiamo un po' paura. Non abbiamo trovato niente di strano, quindi ora passiamo all'altro punto, però sembra che ci sta guardando tipo chiunque in modo orribile. Ce ne vogliamo andare perché abbiamo abbastanza paura. Raga, allora c'è un problema. Praticamente il tizio che vedete in questa macchina, cioè non si vede in realtà, ma il tizio di questa macchina qua, raga, siamo praticamente noi usciti da quella parte, quindi siamo venuti verso di qua. Raga, c'era questo tizio col finestrino aperto che tipo stava fissando il vuoto tutto il tempo, e quando gli siamo passati vicino ci ha guardato tipo malissimo. Ho avuto paura, fra, mi ha scrutato tipo nell'anima, fra, mi sento tipo violato. Ci ha giudicato letteralmente, forse perché avevamo i capelli tinti. Ma chi è questo, bro? Come la fa la benzina? Sembra che ci sta pisciando dentro. Esatto, sembra che sta facendo pipì dentro la macchina. Comunque, sì, allora, vabbè, a questo punto diciamo un po' così. Cioè, era abbastanza inquietante la zona, però comunque niente di strano. Andiamo col secondo punto. Questa volta decide Pamela e io sono convinto che sarà tipo, sarà la volta in cui troveremo un cadavere, 100%. Fai genera, devi cliccare genera. Ok, devi pensare a cosa vuoi trovare. Io non lo so, ti consiglio cose poco strane, perché sennò finisce che di nuovo troviamo una strada privata e Mario dalla macchina non scende. Ok, è un campo vicino a un'altra piccola cittadina. Già è un buon segno. Però ci sono delle grate stranissime. Non proprio. Raga, è tipo in un posto iper mega strano. Avviciniamoci con la macchina e vediamo intanto che cosa troviamo lì. Allora, è a 10 minuti da qua. In realtà devi fare tutto dritto di là. Smetti di darmi indicazioni tu e dammi il telefono. Tieni. Pensi che moriremo? Sì. A posto, allora. La volta buona. La volta buona che... Vabbè, vediamo. Ragazzi, sta succedendo una cosa che non mi sarei mai aspettato nel mondo. Cioè, per colpa di Randonautica stiamo pagando il casello. Questo significa, bro, che sicuramente ci... sarà qualcosa di strano. Non pensi? Oddio, chi è? Non so perché non ho una bella sensazione ora, vecchio. Allora, siamo appena usciti dall'autostrada. Devi stare calmo, fra. Devi stare calmo, eh. Che è peggio se no qua. Vogliamo rimanere vivi, non so se lo sai, eh. Appunto. Quali sono le tue sensazioni? Non lo so, vorrei solo andare a casa, mettermi sotto le coperte. Madonna! E tremare. Ma... Ragazzi, no. Siamo, fra, ci ha portato in un... Fra, di nuovo camion, comunque. Cioè, prima eravamo, Madonna, nel deposito paura, camion. Fra, stanno sbucando tizi stranissimi. Il problema è che siamo tipo verso... Cioè, è tipo una specie di deposito gigantesco. Secondo me finiscono di lavorare adesso. È tipo pieno di camion vuoti, bro. Mio Dio, cosa c'è lì? Pieno di camion vuoti, siamo vicinissimi tra l'altro. Ma sono camion, fra, ma vuoti tipo, ci sono pochissimi quelli tipo guidabili, sono solo i rimorchi dietro. Vedi? Solo camion. È una zona industriale questa qua. Devi smetterla di avere paura, Mario. Una bella zona siamo. Ma poi sei anche più grande di me. Significa. Guarda dove dobbiamo finire, c'è scritto di zona Niente. Privata, eh. Non ci possiamo entrare. Dove è scritto zona privata? Lì ovunque, dobbiamo andare lì e non si può perché è chiuso e lì c'è scritto. Dove? È una via, scemo. Ma che via? Lì c'è scritto strada privata. Non è vero, proprietà privata. Siamo già 3 su 3. Su col, 3 su 3 di cosa? Di strade private. Ah, ok. Cos'è quella cosa a terra, bro? E se ci fermano i camion? Parati per la videosorveglianza. Sembra che c'è un tizio là. Dove c'è la finestra? Secondo me c'è un tizio. No, guarda, là. Vedi, aspetta, vedo se riesco a zoomare con la cam. Là, dove c'è tipo la finestra quella là sotto? Ma mi muovo. Dove sto indicando? Fermo, sì. Aspetta. Sembra che c'è tipo un tizio qua. Che ci sta tipo guardando, bro. Videosorveglianza. La zona dei camion, eh. Qua finisce male, ve lo dico io. Bro, se dovesse fermarci Optimus Prime. Si sta avvicinando una macchina, bro. Scappiamo, guarda che c'è una macchina che sta arrivando qua. Ma che stai dicendo, bro? Eh sì, lì, vedi che è arrivato qua. Bro, aspetta. Bro, perché è fermo quel tizio? Fa, non è che ora ci seguono. Io abbasso la cam. Ragazzi, allora sembrava una cosa incredibile. Neanche il tempo di arrivare in macchina, questo pazzo scatenato stava posteggiando nel suo coso auto. Lì lo vedrete tutto censurato. Il cadavere di un animale. Non vi dirò che animale perché mi sta venendo da vomitare.